Grido di allarme di Andrea Barbera, noto velista agrigentino che attraverso questa sua video denuncia il fatto che il porticciolo di San Leone ha un fondale molto basso e che ciò provoca danni seri alle imbarcazioni che rischiano anche di spiaggiarsi, e lancia anche un forte appello agli organi competenti di darsi da fare per ripristinare le normali condizioni del fondale con un dragaggio urgente, considerando anche i prossimi lavori che interesseranno la stessa struttura del porticciolo di San Leone, un luogo unico per la sua vicinanza alla Valle dei Templi, luogo UNESCO. Ci troviamo di fronte all'ingresso del porto di San Leone. Io mi trovo proprio di fronte al fanale rosso del molo di Ponente e siamo a circa 6 metri di distanza dalla massicciata e l'acqua mi arriva alla vita. Abbiamo una profondità di meno di un metro. Questo rappresenta un pericolo per le imbarcazioni in transito dentro il porto di San Leone, porticciolo turistico, tra virgolette, perché di turistico c'ho ben poco. Ricordiamoci, le imbarcazioni a volte entrano anche di notte durante una mareggiata per trovare rifugio sicuro e ripartono la mattina presto. Soprattutto molti non sanno questo pericolo. E già una barca diversi anni fa si è spiaggiata, ha toccato qua la secca praticamente che c'è qui sotto di me. Insomma, rappresenta un pericolo per tutte le imbarcazioni in transito e soprattutto per quelle che poi escono e non sanno del fondale perché non si vede. Quindi innanzitutto andrebbe segnalato e soprattutto andrebbe ripristinato il fondale all'interno del porto turistico di San Leone. Ricordiamoci che questo è il marina della Valle dei Templi, è il marina più vicino a un sito UNESCO forse nel mondo si trova in queste condizioni. Quindi va bene ripristinare la massicciata, va bene dare decoro all'interno del porticciolo, però è urgente dragare il porto e renderlo sicuro per le imbarcazioni che appunto lo frequentano. Io faccio questo appello, è importantissimo, guardate dove mi trovo, ho l'acqua qua alla vita, qua sono dentro il porto praticamente, qua c'è una barca che sta uscendo adesso. Il problema non sono i motoscafi, le piccole barche, ma sono le barche a vela che hanno sotto un bulbo che arriva fino a 1,5 metri, 2,5 metri, e quindi potrebbero fare parecchio danno, addirittura potrebbero anche affondare se dovessero toccare questa secca. Quindi faccio un appello alle amministrazioni, alla capitaneria, perché può diventare un grossissimo problema questa secca che c'è qui di fronte.